La squadra mobile di Torino ha individuato un gruppo di cittadini stranieri dediti allo stoccaggio e commercio di marijuana all'interno di appartamenti situati nelle palazzine occupate ex MOI. Il questore Francesco Messina ha sottolineato che a Torino non esistono aree fuori dal controllo della polizia. Questa operazione ha un valore aggiunto perché va a applicare concretamente quello che vi ho spiegato in tutte le lingue da quando sono arrivato qui, anche in aree che da taluna parte sono state ritenute fuori controllo. Qui a Torino aree fuori controllo non ce n'è, neanche l'area che è stata oggetto di questo intervento è fuori controllo. Questi sono arresti che riguardano un intervento e un'attenzione della Questura di Torino su quell'area costante. La Questura di Torino interviene su quell'area esattamente come ritiene di dover intervenire nelle altre aree dove c'è una maggiore concentrazione di situazioni che destano preoccupazione perché riguardano un certo tipo di reati che sono i reati da criminalità diffusa, e in questo caso stiamo parlando di sostanze stupefacenti, di quello che faccio da quando sono diventato Questore di Torino, e questo continuerà nel tempo. Non ritengo che nessuno possa sostenere che quella è un'area dove le forze dell'ordine, in particolar modo in questo caso la Polizia di Stato, non effettua le sue attività. I tempi per attività preventive e repressive. Questo è molto importante e determinante. Anche al MOI vanno rispettate le regole, anche a noi dobbiamo garantire situazioni di sicurezza. Ad illustrare l'operazione antidroga è Marco Martino, dirigente della squadra mobile di Torino. In questo caso l'attività di polizia giudiziaria è arrivata fino all'interno di due appartamenti, di due diverse palazzine dell'ex MOI, e sono stati recuperati 21 kg di marijuana. La cosa interessante è che oltre allo stupefacente è stato recuperato anche un ingente quantitativo di denaro, materiale per il confezionamento. Di altro materiale che può essere utile per lo sviluppo investigativo. Sono tre cittadini stranieri, i quali verranno svolti accertamenti. Uno dei tre era anche colpito da diversi procedimenti penali e anche da un provvedimento definitivo di arresto per una condanna a 8 anni e 10 mesi. Ma certamente il mercato torinese, ovviamente qui siamo a un gradino più alto della distribuzione del stupefacente. Pensiamo che lo sviluppo delle attività investigative che seguiranno porterà a scoprire una serie di altri pusher di medio e basso livello che operavano nelle piazze torinesi. Ma sul dettaglio possiamo dire che possiamo essere intorno ai 100.000 euro tranquillamente, proprio per liberarsi rapidamente di questo stupefacente. Il quantitativo di denaro che è stato trovato dimostra che erano all'inizio della vendita di questa parte di questo quantitativo. E tutti i residenti abbiamo capito che l'attività di polizia giudiziaria, ripeto, era un'attività di polizia giudiziaria, era finalizzata contro delle persone che utilizzavano le difficoltà di occupare le palazzine per smerfare i propri traffici e smerciare il stupefacente. Per questo non c'è stata nessuna reazione e per questo contiamo che non ce ne sarà in futuro, quando ci saranno altre operazioni che potranno coinvolgere ancora anche quel territorio, perché come ho detto non c'è nessun problema ad entrare e colpire chi commette dei delitti così gravi. Una delle regole che ci tengono che venga rispettata e per evitare gli sbagli o discussioni per me.